Salve amici, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Turu turu tu tu. Oggi andremo a fare un haul di tutte le cose che ho comprato durante il Black Friday, sia nei negozi tipo Bershka, Pull&Bear eccetera, che su Shein. Quindi cominciamo subito. Quando vi farò vedere i capi vi metterò anche qui, cioè il video di io mentre li indosso, così capite anche la vestibilità. Sì, ho questo make up un po' grunge, un po' dark, che non è proprio nel mio stile, però ce lo teniamo per tutto il video. Prima di iniziare vi apro un attimo una piccola parentesi dicendovi che se vi va di supportarmi e se vi piacciono le tematiche che tratto sul mio canale, potete iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche, in modo che ogni mercoledì alle 2:30-3, quando pubblicherò i video, verrete avvisati. Non ve ne perderete nessuno. Wow! Alla fine ci sarà anche un pezzo forte, che è anche il più costoso, che appunto ho trovato scontato durante il Black Friday e mi sono fatta, tra virgolette, regalare per il mio compleanno. È super bello, quindi non vedo l'ora. Questo qui è il pacchettino e cominciamo dal primo. Ok, qui ho scelto un set di top e pantaloni. Praticamente i pantaloni dovrebbe essere tutto in cotone, perché ho cercato di prendere tutto appunto in cotone, che preferisco. I pantaloni appunto hanno questo dettaglio sul davanti, mentre dietro sono normali, e questo spago poi va allacciato dietro in vita, e sono vanno giù larghi a zampa di elefante, cioè sono stretti e poi larghi. E invece il pezzo sopra ha sempre lo stesso dettaglio del davanti, è un toppettino così classico, niente di troppo particolare, però il set mi piace troppo assieme, anche perché non ho mai preso nessun set maglietta pantaloni. Un po' anche, possiamo dire, elegantino, anche se non so con quale temperatura potrò mai metterlo, però vabbè. Ecco il completo, mi piace tantissimo, sinceramente. Questo è come sta dietro. E nulla, io ho preso un M, però è un po' grandino qui sul davanti. Invece sotto l'M per me è giusta. E niente, mi piace troppo. Ah, sappiate che il tema di questi acquisti di Shein sono marrone beige, marrone tutto. Secondo pezzo infatti abbiamo questa borsa, insomma qua c'è anche tipo la catenina con le farfalline, però si può anche togliere. E vabbè, si apre, è una borsa, quindi dentro non c'è, è abbastanza spazioso, dai, possiamo dire così. Non mi piace troppo in realtà il manico, perché cioè è tutto di tessuto pure quello, però dai, carina. C'è la borsetta, la qualità insomma non è top, ma dato che costava 3 euro, non è che possiamo aspettarci chissà cosa. È abbastanza larga in realtà qua dietro, guardate. Here we are. Allora, ho preso questa maglietta che in realtà è super corta, con appunto la scritta questa qui, Honey, tutta sbrilluccicosa, che fa un sacco di riflessi, e niente, è super bella. E anche questa è di cotone, l'unica cosa è che tipo mi arriva subito sotto il seno, quindi sotto mi ci metterò un top, perché insomma non vogliamo che... Questa qui poi è la magliettina, mi piego un po', il problema è che tipo è veramente subito sotto il seno, e quindi per indossarlo ovviamente dovrò mettere un top, però cioè comunque anche con questi pantaloni ci sta bene, quindi siamo già al secondo outfit. Devo farvi vedere un attimo proprio i cosi tutti sbrilluccicosi, guardate. Poi abbiamo quel maglioncino bianco che ho preso apposta da mettere sotto le magliette oversize, perché io d'inverno comunque metto sempre maglie oversize, e però magari per stare un po' più al caldo ho preso questo appunto, che è tipo il collo alto, in realtà il collo è un po' largo, non è tipo troppo aderente e mi disturba un po' la cosa, però pure questo è in cotone, quindi bello. Copro qui perché è un po' trasparentino, ma tanto poi appunto lo porterò con maglie oversize, quindi non c'è problema. E appunto sulle braccia è molto aderente, mentre in vita e sul... oddio, come si chiama? Vabbè, qua appunto è abbastanza larghetto. È abbastanza larghetto, e ho preso una M perché appunto dopo sono sulle braccia, cioè mi si bloccava la circolazione, perché già così è abbastanza strettino. Mi dispiace un po' che il collo sia invece largo, ma vabbè, dai. Come ultimo vestito, mi sembra, di Shein,
abbiamo, se riesco ad aprirlo, questo maglioncino. Indovinate che colore? Marrone e beige, panna tipo. E niente, appunto, fatto a scacchi, classico perché va un sacco di moda in questo periodo. Oppure questo dovrebbe essere di cotone, se non sbaglio. No, scherzo, questo è poliestere. Questo mi sa che è l'unico che è poliestere. E però vabbè, tanto ho pensato che questo qui comunque lo metto sotto una camicetta e quindi alla fine a contatto con la mia pelle andrà la camicetta, e no, che è in cotone e non questo qui, quindi vabbè, insomma, ci si accontenta. Eppure questo si può sempre abbinare con i famosi pantaloni a zampa che ho preso all'inizio, cioè praticamente tutto, ho fatto tipo 5 outfit diversi, tutti coordinati. Il maglioncino invece arriva un po' sopra l'ombelico, io appunto l'ho preso poi da abbinare ad una camicetta bianca sotto. Eccolo qui. E poi l'ultima cosa che ho preso è il septum, che in realtà appunto è vinto, e ho preso appunto il septum che ha anche tipo le palline che sono tipo sia così che a cono, per essere ancora più aggressive. E niente, fatemi sapere se invece voi avete qualche piercing septum, fatemelo sapere nei commenti, che sono super curiosa. Magari avete l'helix, il septum, quello al naso che non mi ricordo come si chiama, o anche solo gli orecchini, o quanti buchi avete, perché ne ho soltanto uno e uno. E niente, ho preso quindi in totale 6 capi mi sembra, e ho speso 26 euro, quindi affaroni. Tra l'altro appunto non li ho pagati, cioè li ho pagati ma con le gift card che mi ha dato Shiglam. Per farvi capire, ogni tot collaborazione Shiglam mi dà una gift card che appunto io posso usare per comprare quello che voglio. Ora passiamo a Bershka e Pull&Bear. Preciso un secondo che ho fatto questo video soltanto adesso perché stavo aspettando che mi arrivasse il pacco di Shein. Quindi in realtà le altre cose che ho comprato da Pull&Bear e Bershka, alcune le ho già usate e alcune sono a lavare. Quindi perdonatemi se non ho potuto aspettare, ma sono andata a Milano, quindi mi servono per forza. E niente, ora vi faccio vedere. Allora, le prime cose che vi mostro sono di Pull&Bear. Allora, ho preso questa t-shirt. Questa qui. Che di colore, scusatemi? Forse marrone? No! Ma va là, non è vero. Io ho preso una M e costava 12 euro mi sembra. Questa qui è l'altra maglietta, che anche questa la abbinerò con i pantaloni e con Betty, insomma sappiamo chi è. Super carina, molto basic, comunque niente di chissà cosa. E anche abbastanza lunghetta perché arriva all'ombelico, quindi se avete pantaloni a vita alta non avete neanche la pancia scoperta, quindi la mamma non vi dirà fu. Mentre il maglioncino ho dovuto ordinarlo perché non c'era la taglia, è questo qui, tutto con tutti i cuoricini, sempre beige marroncino, che carino, ormai sono fissata, non so cosa farci. E questo, ho preso appunto una S che ho dovuto ordinarla e mi è costato 20 euro, devo dire un po' tantino, però non andavo a fare shopping da tipo 3 secoli, quindi ho detto vabbè dai, mi lascio andare. Passando invece a Bershka, non so come si dica, ho preso questo vestito in velluto che davanti a questo spacco trasparente che è bellissimo. In realtà mia mamma non voleva che lo comprassi, quindi me l'ha comprato il mio ragazzo comunque. Ciao. Ops. E comunque non esce niente, non preoccupatevi. E niente, bellissimo. Pure questo ve lo faccio vedere indossato. Ah, dimenticavo che costa 30 euro. Questo qui è il vestito in velluto che vi dicevo, scusate per lo specchio fluorido, e appunto ha lo spacco qui davanti e per il resto dietro è tutto completamente coperto, e anche qui che c'ha il collo alto, quindi per l'inverno è top. Poi altre due cose che ho preso sono dei pantaloni verdi sempre di Bershka e una felpa. Di che colore secondo voi? Pensavate azzurro? No, marrone. E tutte e due costavano 30 euro. No, la felpa 20. No, tutte e due 30. I pantaloni 30 e la felpa 30. Mi sento troppo in colpa. Sia i pantaloni che la felpa ve li farò vedere direttamente indossati, ma potete trovarli anche su Instagram, perché appunto sono in lavatrice in questo momento. Se volete vederli meglio su Instagram c'è già una foto di quando sono andata a Milano e li ho indossati, quindi li capite meglio come stanno. Questi due acquisti sono di Bershka e i pantaloni ve li ho già fatti vedere, mentre la felpa davanti ha questa scritta, la mia è una L, davanti a questa scritta arancione e azzurra, mentre, aspetta, arrivo dietro, sto facendo la contorsionista, spero che si veda il dietro.
così forse la vedete un po' meglio, spero. E ora passiamo al pezzo forte, appunto. Sono delle Winsor Smith che ho trovato da Maison... non mi ricordo da Mama Maison, e li ho trovati al posto che 140-112, quindi che fai, te ne privi? No, convinciamo mia mamma e le prendiamo e ora ve le mostro perché sono stupende. Pensate, ci sono, eccole qui, mamma mia, scusatemi. Quanto sono belle! Avrei il 37, però avevo sentito che vestivano piccolo, quindi dato che per alcune scarpe ho il 38, che comunque mi va grande, in altre ho il 39, che però mi sono strette, quindi non capisco più niente con i numeri, ho preso, ho detto random, un 39 e fatalità ovviamente, mi è grande! Però non tantissimo, io ho visto che se mettevo sotto la soletta, infatti questi qui adesso c'hanno la soletta sotto, in realtà sono giuste, anzi vanno quasi piccole, quindi le ho tenute perché perché altrimenti fare il reso e riordinarle un 38 non c'era più lo sconto, quindi dovevo pagarle a prezzo fino a 140 e no grazie, quindi le solette e si vola o si cade, spero io. Cioè, scusatemi. Quanto sono belle! E guardate, assieme al vestito, cioè, quanto sono belle! Anche perché io comunque avevo soltanto sneakers, non avevo nessuna scarpa alta, per cui tipo con questo vestito cosa fai? Ti metti le Nike bianche? Cioè, ci starebbero malissimo, quindi ora vi faccio la sfilata. Scusate se ho fatto la parte dove indosso i capi con il telefono, però sinceramente mi trovavo molto più comoda perché la mia macchinetta non è tipo apposta per i vlog eccetera, quindi è un bello scafandrotto e avrei trovato diverse difficoltà. Quindi questi qui erano i miei acquisti, fatemi sapere se vi piace qualcosa, quali dei non so quanti capi preferite o se avete qualcosa magari uguale a me. E niente, se vi va potete seguirmi anche su questi altri miei social per restare più in contatto e conoscerci meglio. Io vi lascio il link di tutti gli acquisti che ho fatto giù in descrizione. Vi mando un bacione grande e ci vediamo mercoledì prossimo in un nuovo video.